in Giappone per il lancio di un missile da parte della Corea del Nord che ha sorvolato il territorio nipponico a Tohoku. I cittadini sono stati invitati dalle autorità a trovare riparo nei rifugi sottoterra. Il razzo non è stato identificato. Secondo l'agenzia sudcoreana si è rotto in tre parti ed è finito in mare a circa 1180 km nell'isola di Hokkaido. Mi è stato dato l'ordine di evacuare, ma non sapevo dove andare, ero spaventata e confusa. Il problema è che non si scappa da una cosa del genere. È questa la preoccupazione maggiore. Si tratta del primo missile a medio raggio disegnato per trasportare una testata nucleare, secondo i media sudcoreani. Quello che inquieta di questo nuovo test è il fatto che il missile abbia sorvolato in Giappone e sia finito in mare vicino all'isola di Hokkaido, ma non è una novità, è un fatto che va letto nel contesto. La Corea del Nord sta giocando una partita con una parte della politica interna di Washington, Seoul e forse Tokyo. C'è chi propone di assumere una posizione più dura e chi sposa invece una posizione più moderata. Azioni come questa rendono più forti i fautori della linea dura. Si tratta del 18° missile lanciato da Pyongyang nel 2017. Secondo la Corea del Sud ha percorso 2700 km ad un'altezza di 550 km. È una minaccia grave senza precedenti, ha detto Abe.